C'è una personalizzazione della politica. Lei che cosa ne pensa? Penso che sia un problema, sia la personalizzazione della politica, sia la polarizzazione della politica. Fa sempre parte del problema della diminuzione delle democrazie nel nostro paese. La politica dovrebbe tornare a essere una cosa che appassiona le persone, che le fa sentire che i politici sono vicini ai bisogni dei cittadini, che sono veramente interessati al bene comune. Dal nostro punto di vista questo lo si fa aiutando, come dire, la comunità ad essere sempre più coesa e con progetti politici capaci di coinvolgere in un noi che è un collettivo, che è una forza più ampia. Vediamo che questo pensiero è in controtendenza, proprio perché la politica tradizionale tende a polarizzare e a fare dei culti delle persone, dove magari vince chi è più capace, chi ha più leadership o chi più ha soldi. Adesso la nostra campagna elettorale è stata fatta con un budget di meno di 8.000 euro e con mezzi ecologici, anche per noi questo era politica, era un segnale che si può fare anche diversamente. Quindi alla luce di tutto questo contesto controtendenza, il nostro risultato oggi mi sembra meno deludente. Il futuro, come se lo immagina? Allora, io sarò in consiglio comunale, come dicevamo, e però al contempo lavoreremo, adesso ci riposiamo un attimo, e poi lavoreremo proprio per la costituzione di un organismo che la Comune di Ferrara comunque ha avviato con il progetto, in modo che chi è in consiglio comunale sia appunto in contatto diretto con i bisogni della società, con le proposte e anche con le critiche che dovessero appunto che vogliamo portare in consiglio comunale, ma anche con proposte migliorative per il cambiamento. Quindi io mi immagino un laboratorio anche creativo, perché bisogna osare anche praticare sentieri nuovi. Noi quello che abbiamo visto in questi mesi sono tante persone che anche non votavano da tanti anni che si sono avvicinate. E pensiamo che questa possa essere una strada che vale la pena praticare. E con gli altri? Cioè con le liste che sostengono Anselmo? Saremo tutti in consiglio comunale insieme, quindi io, tra l'altro, visto che sono elette persone tutte molto in gamba, sono sicura che troveremo intese su tante cose, che ci sarà. Ecco, quello che io mi auguro, però, su cui noi non siamo disponibili a cambiamenti, è che tutti ci si interroghi sul modo in cui ci si pone anche politicamente. Questo in un contesto internazionale di guerre continue, l'uso del linguaggio, un linguaggio che sia incisivo, quindi che non rinunci ai contenuti anche forti che si vogliono portare, ma senza rinunciare alla non violenza del linguaggio, al rispetto delle persone e al tentativo di comprendersi e di costruire un dialogo con tutti gli interlocutori. Io su questo mi farò sicuramente promotrice di proposte sia con l'opposizione che con la maggioranza.